noi non siamo una perdita ma una risorsa. Cioè, nel senso che il risparmio che avrai su di noi lo perderai come servizio, che può essere, che ne so, il servizio per il paziente, perché noi lavoriamo come facchinaggio, nel senso che siamo una squadra volante dove portiamo le provette, che possono essere richieste di tacchi, richieste di consulenze, bidoni, cartelle cliniche. Noi siamo reperibili 24 ore su 24, abbiamo un telefono aziendale dove i reparti ci chiamano e noi corriamo, perché questo è il nostro lavoro. E a parte poi il lavoro in farmacia, il lavoro in magazzino, facciamo un po' tutto. È vergognoso cacciarci dopo tanti anni di servizio. E vorrei ricordare anche un'altra cosa all'ospedale di Chieti, che noi abbiamo lavorato tutto il periodo Covid, non ci siamo mancati un giorno, però di noi nessuno ha detto che eravamo eroi. Rivendicano con forza il loro ruolo i lavoratori impegnati nel servizio di facchinaggio dell'ASL 2 Lanciano Vasto Chieti. Davanti la palazzina Sebi dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti, il presidio di protesta per dire no ai tagli imposti dall'azienda, presidio e sciopero, con quest'ultimo che rappresenta l'epilogo di un lungo periodo di trattative e mobilitazioni volte a scongiurare il ridimensionamento dei servizi affidati dall'ASL alla società Dusman Service con subappalto alla cooperativa Auriga. La situazione è che dopo anni di lavoro all'interno del servizio pubblico, questi lavoratori un mese fa hanno ricevuto la comunicazione che il 50% delle loro ore di lavoro sarà tagliato dall'oggi al domani, quindi dopo anni di impegno, di lavoro e di professionalità all'interno del servizio pubblico, l'ASL ha deciso di tagliarli. Quindi questo significa che banalmente loro hanno già ricevuto dalla loro azienda una lettera di proposta di trasformare il loro contratto in 9 ore settimanali di lavoro, significa guadagnare 150-200 euro al mese. Ma questo non è solo un dramma sociale, questo è un danno per il servizio pubblico, perché ricordiamo a tutti che all'interno del servizio pubblico non ci sono solo i dipendenti diretti dell'ASL, ci sono centinaia di lavoratori in appalto che svolgono funzioni importantissime come questi lavoratori.